Bentornati su Speziata. Oggi vi propongo un delizioso sfizietto realizzato con la pasta sfoglia. Sono dei cestini ripieni con zucchine e scamorza. Li preparerò in degli stampi molto piccoli, quindi sono ideali da servire come aperitivo. Ma se utilizziamo uno stampo più grande, tipo quelli dei cupcake, possiamo anche servirli come antipasto. Ci occorrono un rotolo di pasta sfoglia. Per chi volesse realizzarla in casa, sul sito o sul canale trova la ricetta. Una zucchina, 2 o 3 fiori di zucca, un uovo, un cucchiaio abbondante di parmigiano grattugiato, 40 g di scamorza grattugiata grossolanamente, 150 g di latte, sale e pepe. Cominciamo a preparare il ripieno, quindi dopo aver lavato la zucchina la grattugiamo in una grattugia a fori larghi. È la stessa grattugia che ho utilizzato per grattugiare la scamorza. A questo punto prepariamo il composto che servirà per riempire i cestini. Quindi rompiamo un uovo. Sto utilizzando una brocca per comodità, in modo che poi riesco a versarlo meglio negli stampi. Aggiungo il formaggio. Do una rapida mescolata e poi comincio ad unire il latte. Aggiungiamo il sale e una macinata di pepe. Dopo aver srotolato il rotolo, lo foriamo con un rullo. Utilizzando un coppapasta leggermente più largo dello stampo che andremo ad utilizzare, ricaviamo dei dischi della pasta sfoglia. In seguito li sistemiamo in ogni foro della teglia. Per realizzare dei cestini più precisi possiamo utilizzare un pezzetto di impasto ricavato dagli avanzi e schiacciare dentro ogni dischetto. A questo punto mettiamo all'interno di ogni cestino un po' di zucchine, mettiamo anche i fiori, poi mettiamo un po' di scamorza. Infine terminiamo riempiendo con il composto di uova e latte. Cuociamo adesso in forno per una quindicina di minuti ad una temperatura di 180-190 gradi. Con queste dosi ho realizzato 35 cestini dal diametro di 3 cm. Utilizzando invece uno stampo più grande, tipo quello da cupcake, vengono fuori all'incirca una quindicina di cestini. Un saluto a tutti, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a condividere questa ricetta.